parte in cui si chiede l'approvazione è l'approvazione del rendiconto di esercizio dell'esercizio 2013 per relativi allegati, la normativa in merito è molto chiara, l'abbiamo vista ancora ieri in commissione, normativa sia nazionale, l'articolo 226 del testo unico degli enti locali, sia regolamentare, l'articolo 56, in particolare l'ultimo comma e penultimo comma del nostro regolamento del Consiglio Comunale. Queste norme prevedono questa pratica per poter essere esaminata ha un termine di presentazione di almeno 20 giorni prima del Consiglio Comunale, nel senso che almeno 20 giorni prima del Consiglio Comunale devono essere depositati i posti a disposizione dei consiglieri comunali, ovviamente la proposta di deliberazione, tutti gli allegati, tutta la documentazione relativa, in particolare anche la relazione dei consiglieri. Perché dico che questa normativa non è stata rispettata? Perché tempi di convocazione di questa sede sono stati tali per cui assolutamente non è stato rispettato il termine. La documentazione parte dal documento allegato, è stata trasmessa in Consiglio Comunale di aprile, tra 3 e 8 di aprile. Il 23 di aprile c'è stata la conferenza capigruppo che, nonostante io credo le giuste ricostanze della maggioranza, evidenziava tempi troppo ristretti anche considerato il periodo, convocava per oggi il Consiglio Comunale a distanza di 7 giorni, 6 giorni formalmente, in realtà preso il lavorativo, è stato fissato il Consiglio Comunale, 23 di aprile, 30, il 24 di aprile è stata trasmessa via mail la bozza di deliberato Carrato, peraltro, ieri il dirigente ai servizi finanziari ha detto che non riconosce quella mail, in quanto non è termine dei suoi uffici, di quella forza errata che mancano delle pagine, più di una, e quindi il 24 sta dentro. Il 24 alle 16.14, evidenzia con questo dato, il giorno dopo il 25 aprile sappiamo tutti per festa, quindi alle 16.16 è stata inviata questa pecora delibera sbagliata, incompleta. È datata 24 aprile la relazione di revisione dei conti che avrebbe dovuto essere depositata 20 giorni prima del Consiglio. Dico datata, prendiamo anche la data tranquilla, comunque è stata trasmessa il 28 di aprile a Luna, non di notte, evidentemente, quindi sostanzialmente 48 ore nemmeno prima di questo Consiglio Comunale, non 20 giorni, 2 giorni. Insieme alla relazione è stata inviata la bozza che oggi dovrebbe andare in discussione. Quindi mi pare di tutta evidenza che la normativa non sia stata rispettata. È una normativa che non è puro formalismo, è pura sostanza, è la pratica forse più importante che viene esaminata in un Consiglio Comunale, e non per questo, e proprio per questo la legge prevede questa terra, perché pratiche di questo tipo devono essere approfondite, devono essere esaminate, ci vuole il tempo per i consigli comunali, per tutti i soggetti coinvolti, di fare i propri approfondimenti, di fare i propri ragionamenti su pratiche di questa importanza. Addirittura il nostro regolamento prevede un obbligo di deposito più lungo per il rendiconto che addirittura per il preventivo. Per il preventivo sono 15 giorni, per il rendiconto sono 20 giorni. Quindi dico, non è formalismo, ma è sostanza. Qui stiamo amministrando tutti i ruoli, maggioranza e minoranza, un comune capoluogo di provincia, un comune che tra l'altro ieri in commissione è emerso ha qualche problema oggettivamente dal punto di vista se non altro finanziario e di cassa. Quindi mi sento in dovere, anche a nome dei colleghi di minoranza, perché ovviamente me ne è fatto a nome di tutti, di sollevare questa questione pregiudiziale sostanzialmente.